Durante la prigionia lei è riuscito a disegnare. Sì, perché siamo rimasti. Io intanto disegnavo. Prima lavoravo in una fabbrica dove c'erano l'atelier di architetti, un atelier di tutto quello che una fabbrica ha bisogno per aggiustare, per radio, insomma tante cose. E poi dopo potevo sempre avere la carta, perché sennò lei non poteva arrivare a avere niente, no? Allora, con la carta, tutti questi cadaveri intorno a me, di nascosto naturalmente, perché guai se mi trovavano, di nascosto disegnavo quello che vedevo, tutti questi morti intorno. Molti li ho persi dopo perché hanno, anzi moltissimi, qualche centinaio, sono andati persi perché li avevo nascosto sotto il materasso, che non so, quando venivano poi gli SS, buttavano tutto per aria, bruciavano tutto. Mi sono rimasti forse una quarantina, che si trovano adesso in diversi musei, soprattutto a Basilea, la più gran parte. Ma i disegni poi li nascondeva. Ah, li nascondevo così come potevo, tagliavo in quattro pezzi per farli piccoli. Sì, nascondevo come potevo. E se le guardie scoprivano sui disegni, per lei c'era la fucilazione. Come minimo. Non ha mai avuto paura di essere scoperto. Ah, ma un pittore non può resistere, non può non fare una cosa simile. È troppo forte. Certo, l'ho fatto anche che bisognava poi far vedere cosa succedeva. Va bene, c'erano gli americani che facevano poi altro che fotografia di quello, ma fotografia è un'altra cosa. Tutti gli orrori che si sono visti fatti con l'occhio della macchina fotografica mostrano una cosa fredda, ma con gli occhi no, suoi, miei, è tutta un'altra cosa. Per quello forse l'unico potrebbe, se fosse un grande pittore, come ha fatto Goya, far vedere la cosa da dentro, non soltanto superficialmente.